Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei, ed essa vivrà». Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli, ed ecco una donna che soffriva d'emorragia da 12 anni. Gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo, ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne sparse la fama in tutta quella regione. Un caro saluto a tutte e tutti, sono Don Francesco, sono viceparroco delle comunità parrocchiali della zona di San Pier di Canne. Vivremo insieme questa settimana in cui cercheremo di condividere con semplicità quelle parole che il Vangelo ogni giorno continua a donarci. I nostri occhi sono rivolti al Signore, questa era la preghiera del Salmo che ci ha accompagnato nella giornata di domenica. E incontreremo, lo facciamo già ora, dei volti che rivolgono il loro sguardo al Signore. In questi volti possiamo esserci ciascuno di noi, ognuno con la propria storia, con le proprie domande, con i propri sogni. E qua ci troviamo di fronte, lo abbiamo ascoltato, degli intrecci di volti, di sguardi. Sono parole che ci sono familiari, le abbiamo ascoltate non questa domenica, l'altra domenica, dal Vangelo secondo Marco. E il Vangelo secondo Marco in qualche modo fissa, dà dei nomi precisi, no? La figlia di Gairo, Gairo. Matteo invece rimane un po' più sfumato, non dà nome. E non dando nome, ancora di più, questa è una delle bellezze che il Vangelo ci consegna, possiamo davvero immedesimarci in questa persona. Uno dei, così dice il Vangelo, siamo tutti noi. Noi siamo questa persona che può trovarsi a vivere un imprevisto nella vita. Noi possiamo essere anche gli occhi di questa donna che, nonostante questo imprevisto, è capace di non perdere la fede. Una fede che rimane semplice, che rimane desiderio, rimane voglia di cercare. Ogni volta che viviamo un'esperienza di deserto, forse una domanda che ci deve raggiungere è proprio questa: io chi sono? Io cosa faccio? Ci sono dei deserti, anche nelle nostre giornate, che possono fissarci, possono farci rimanere fermi. Ma sappiamo anche che il deserto non è facile, lo possiamo chiedere a coloro, lo chiederemo a coloro che hanno vissuto 40 anni nel deserto, e non è tutto rose e fiori. Lo possiamo chiedere a quanti vivono ancora oggi deserti esistenziali, per cui inaspettatamente la fede può diventare fragile. Eppure questo uomo, questa donna, ci dicono che esiste anche un altro modo di vivere il deserto, ed è quello della vicinanza. Il Signore in qualche modo non dona
un miracolo magico, ma un miracolo, come avviene, nasce dalla fede. E non solo nasce dalla fede, ma nasce anche dalla vicinanza. La cosa bella che mi piace consegnare attraverso questo Vangelo è il fatto che il Signore crea di nuovo una familiarità, la rispetta, la preserva, la promuove. Una familiarità che non nasce solamente dal sangue, ma che nasce dal sentire comune, nasce anche da un dolore che viene condiviso, nasce anche da una vicinanza. I nostri occhi, lo dicevamo, sono rivolti al Signore e sono rivolti al Signore proprio perché questo sta creando una intimità, questo cercare comune. Ci sono delle solitudini a cui il Signore si fa continuamente vicino. Ci sono delle solitudini che in qualche modo ci vengono affidate perché noi le possiamo accompagnare. Forse se ci fermiamo un attimo possiamo immaginare quanto intorno a noi, anche magari in questa giornata, nelle giornate che ci attendono, possiamo fare per coloro che vivono tante solitudini. Mi viene in mente una preghiera, poesia di Chiara Lubich, che può aiutarci ancora di più a gustare questo pezzo di Vangelo che vuole farsi vita per noi. Signore, dammi tutti i soli. Ho sentito nel mio cuore la passione che invade il tuo per tutto l'abbandono in cui nuota il mondo intero. Amo ogni essere ammalato e solo, ma chi consola il loro pianto? Chi compiange la loro morte lenta? E chi stringe al proprio cuore il cuore disperato? Dammi, mio Dio, di essere nel mondo il sacramento, il segno tangibile, toccabile del tuo amore, di essere le braccia tue che stringono a sé e consumano in amore tutta la solitudine del mondo. Chiediamo questo al Signore, che possiamo sentire la sua vicinanza nella nostra vita di ogni giorno e che attraverso di lui anche noi possiamo, così come possiamo, farci vicini alle tante solitudini che abbracciano il mondo intero e anche il nostro mondo. A domani.